Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. In Burundi sono tre le suore italiane uccise, ma la Corte Suprema sul rimpatrio di La Torre decida il governo. Nel Gargano recuperato il cadavere del settantenne disperso. Strage in Burundi, sono tre le suore italiane uccise, oltre ad Olga Raschietti e Lucia Pulici c'è ora anche una terza religiosa morta, Bernadette Bojan, lo conferma la Farnesina. È un grande dolore, ha detto il ministro degli esteri Federica Mogherini. Sembra che il loro omicidio sia il tragico esito di una rapina presso la missione di Kamenge. La Corte Suprema indiana ha chiesto il parere del governo centrale sulla richiesta avanzata dai legali del fuciliere della Marina La Torre per un suo rimpatrio per motivi di salute. La Corte ha inoltre esentato il militare colpito da ischemia dall'obbligo di firma presso il commissariato. Nuove accuse intanto da parte della stampa indiana sui due marò. Falso il loro rapporto su quanto avvenuto a bordo dell'Enrica Lexi. Recuperato in mare il cadavere del pensionato settantenne trascinato in acqua sabato mattina dall'alluvione che ha colpito Peschici. Nel frattempo prosegue il lavoro dei soccorritori nei centri del Gargano colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo per liberare le strade dal fango e dai detriti e ancora impegnato l'esercito. Prima campanella dopo la pausa estiva per i ragazzi della provincia di Bolzano che varcano oggi i portoni degli istituti a seguire gli studenti della provincia di Trento e del Molise. Invece è previsto per il 15 il rientro nella maggior parte delle regioni. Gli ultimi a rimettere lo zaino sulle spalle saranno i ragazzi pugliesi e siciliani che torneranno in classe il 17 settembre. Ancora scintille tra Kiev e i separatisti filorussi che accusano l'Ucraina per il mancato inizio dello scambio di prigionieri previsto dall'intesa raggiunta dalle parti. Kiev infatti non avrebbe ancora presentato la lista di quelli che verranno liberati. I separatisti temono che le autorità ucraine non vogliano rilasciare miliziani dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk. Sole fino a domani e pochi temporali sul nostro paese grazie all'alta pressione che sta avvolgendo buona parte della penisola. Ma da mercoledì tornano i rovesci al nord per la discesa di un fronte freddo proveniente dal nord Europa. Andrà meglio al centro-sud. 18° successo in una prova dello Slam, 6° trionfo agli US Open. Serena Williams vince la finalissima di Flushing Meadows superando la Wozniacki. Gara senza storia, quella tra la numero 1 del ranking e la danese, conclusosi dopo 1 ora e 18 minuti di gioco. Per la statunitense si tratta di una vittoria che la proietta nell'Olimpo del tennis.